Allora, l'innesto. L'innesto, chi sa qualcosa, sapete qualcosa degli innesti? No. No? No. No, no, io racconto quello che fa per farvi imparare a fare gli innesti. Io voglio che la gente non me lo chieda più, che impari, lo fa così. Poi ne verrà dell'altro, non lo so, ma quelli che sono qui devono imparare. Allora, oggi noi si prova a fare tre tipi di innesti. Non sono i più semplici, ma sono innesti. Allora, l'innesto non è tanto la tecnica di innestare, è tanto il momento che viene effettuato l'innesto. Cioè, quando la pianta è in succhio, ora è il periodo dell'innesto. Non è in vegetazione, ma sta per. Sta sì, infatti vedi, le prime gemme. E di solito dalla buccia, si dice, perché la pianta... Ora, oggi noi abbiamo i castagni. I castagni, perché è il periodo dei castagni, perché ora l'innesto, per esempio, delle pomace è già tardi. Oggi, ora si andrà a fare un innesto a corona sulle pomace, perché tanto per farvi vedere come si fa l'innesto a corona, perché, o sull'olivo, perché su questi non si può fare. Perché qui sì, si può fare se la pianta fosse stata più grande, anche sul castagno. Perché ogni pianta ha il suo tipo di innesto, voi prendete appunti. Allora, le drupace sono le prime a essere innestate. Tra le drupace ci sono albicocche, e pesche, poi vabbè, poi che altro c'è? Susine, tutte quelle con la drupa grossa, come si vede, ciliegie, insomma. Quelle. Poi dopo viene le pomace, da pomo, quelle con i pomi, pere, mele, tutte le... Poi dopo di loro viene i castagni, perché c'è un motivo, si fanno... Perché il castagno chiaramente, vivendo a altitudini diverse, diciamo delle drupace, delle pomace, la vegetazione inizia a viaggiare dopo e quindi anche l'innesto viene fatto dopo, perché lui, il castagno, vive a 400 metri da te, insomma via. Ora è il momento del castagno. Allora, oggi proviamo a fare tre tipi di innesti, via. Si farà l'innesto a spacco, spacco totale, che è per il castagno uno dei peggio, via. Uno dei peggio. Perché poi viene la malattia, beh, lasciamo i particolari, poi si fanno. Poi c'è doppio spacco inglese, che quello è un po' difficilino. E poi c'è a corona, che non si può fare su questo perché sono troppo piccoli, ci vuole, si andrà a fare a corona, poi su un pero fuori all'esterno, su un olivo, insomma, per capire la tecnica, che tra l'altro ora si può innestare sia il pero è tardi, però all'olivo siamo, visto, prima facevo una prova dalla buccia, quindi si potrebbe anche provare a fare un olivo. Allora, per fare l'innesto io penso, allora, andrebbe... Di solito lo fanno anche basso, però io sono per farlo a una certa altezza, perché cosa succede? Ora questo è un vasettino un po' seghino, ma insomma, vabbè, dovrebbe prendere uguale. La linfa deve arrivare, la pianta manda la linfa quassù. Noi andiamo a tagliare qui, giusto? Più o meno a questa altezza qui. Quindi la linfa arriva e va a nutrire quest'altro qui che abbiamo portato degli... Questo è un castagno che ha, è un castagno, diciamo, che, come si può dire, che fa una castagna sola, perché la fa una enorme. Beh, cioè, meglio una grande che, insomma, no, vabbè, questa è una qualità in via di estinzione, non si trova più nulla. Un albero fa una castagna sola? Sì. Sì, infatti sono... Sì, ogni riccio c'è una castagna. No, ogni albero fa... Dio, poi, ma se proprio... Meno male c'è i giovani. Professore, mi stupisce. Un castagno fa una castagna, addio. Dov'è? No, scherzo, si fa per scherzare. Allora, e a questo punto abbiamo solo i castagni, dobbiamo fare i castagni, no? Che facciamo? Via, allora mi toccherà fare questa cosa qui. Allora, per fare gli innesti ci vuole
un coltello che funzioni, prima cosa. Poi vediamo cosa ci vuole. Un paio di foglie. Ah, ecco, una cosa fondamentale è sterilizzare ogni volta che si fa un cambio di, sa, da un terreno a un altro, così è bene che gli attrezzi si dia una bella, sa, disinfettatina, sai, come ora c'è. Sai, si dà un po' di questa roba qui. Ci vorrebbe un bicchiere, ce l'ha un bicchieraccio di plastica. Allora, ci vuole un coltello. Coltelli ce n'è, così lo disinfettiamo. Questi vanno? Sì. Io prendo questo, via. Questo è suo. Questo non ci trovo più. Questo non c'è bisogno. Ti serve un bicchiere, Ernesto? Sì, per metterci un po' d'alcol. Sì, va. Almeno si disinfettano, è meglio, perché, sai, si può trasportare le malattie da un potere a un altro, insomma, da, non capito? Invece da una disinfettatina e va via, insomma, si spera. Perché è facile che le piante si trasmettano le malattie. Via, una botta di, e questo taglio. Poi anche le forbici. In modo che... E niente, ora proviamo a fare qualche innesto, che vi devo dire? Allora, io non, di solito non vado troppo basso, perché la pianta pensa. Cioè, non è che la pianta non pensa, noi si pensa che di ora si taglia, poverina, cioè si spaventa, insomma, gli dà noia. Quindi lei cosa fa? Se noi andiamo a tagliare qui, c'è meno spazio di trasporto di linfa, allora io di solito lo faccio a questa altezza, così. Per esempio. Questo buttiamolo via. Così almeno c'ha tutto questo trasporto. Questi vanno tolti. Poi un'altra cosa che vi devo dire. I tempi degli innesti, che sono fondamentali. Scrivere. Dall'inizio di marzo, possibilmente fare gli innesti con la luna crescente. Togliere le marze dalle piante con la luna calante. Una settimana prima della luna crescente togliete le marze che vi servono per fare, cioè, per fare l'innesto. Cioè, la marza sarebbe... Questo è porta innesti, giusto? E quella è la marza. Questo è porta innesti e questa che noi andiamo a mettere sopra è la marza. Vedi, qui si può fare anche il doppio spacchetto. La marza c'ha almeno una settimana. Sì, la meglio tenere, però va tenuta nella sabbia. Non nell'acqua, nell'acqua. No, nell'acqua no. Nella sabbia fine. Nella sabbia fine, anche se la coprite tutta, non importa, però deve stare umida. Di solito vedi ora è luna crescente, no, giusto? E l'innesto è bene farlo a luna crescente, perché la pianta con la luna crescente c'ha più spinta, nel senso, la luna crescente serve, la luna serve per le piante, funziona. Ora che se è un miracolo, se è vero, però funziona. Se lo volete, ci sono le dimostrazioni da sempre che la luna funziona. Poi, quindi... Ancora funziona la luna. La luna funziona, per ora la luna funziona. E tira l'acqua su, tira giù, l'alta marea, la bassa. Se tira sull'acqua, Dio buono. Anche il vino può tirare su. Anche il vino con la luna. Se tocchi il vino con la luna sbagliata, allora vini, io te lo dico subito. Tutti guardano la luna per il vino. Comunque, vabbè, a parte queste sono piccole. Quindi, torniamo a noi. A marzo. Allora, a marzo va bene. No, professore, stia calmo. No, a marzo si inizia con le ciliegie, la prima ciliegie. Le drupace, scrivi drupace. Drupace, lo sai quali sono? Quelle con la drupa. Albicocche, pesche, supecchie. Bravo, perfetto. Bravo, perfetto. Poi si passa alle pomace. Dopo la seconda metà di marzo si va con le pomace, giusto? Poi all'inizio di aprile si inizia con questi qui, castagne e fichi, sempre, però il fico va fatto a corona, perché poi ogni pianta non è che si può fare, cioè non è che te vai a innestare, che ne so, a spacco l'olivo, no, perdi tempo e basta, l'olivo va fatto a corona, il castagno va, ecco, il castagno si può fare. Potete anche scrivere.
castagno si può fare a triangolo, a doppio spacco inglese, a spacco, e quell'altro qual era? A corona. Castagno si può fare perché è una pianta che, per esempio, l'olivo va fatto solo a corona, gli agrumi, comunque torniamo al discorso, si fa castagno ora, poi si va, dopo il castagno si passa all'olivo, che l'olivo si può fare maggio, fine aprile, inizi di maggio, da dopo il 15 di maggio si passa all'agrume, tutti gli agrumi, che anche quelli è difficile, sono molto difficili fare gli agrumi. Comunque gli agrumi si fanno a corona, scrivere gli agrumi a corona, perché sennò è inutile che state lì a spaccare l'agrume, tanto non vi piglia, si è provato tutti, almeno io, per quello che ne so io, comunque a corona è sicuro che vi piglia, poi dovete mettere l'ombrellone, insomma, non è che sia... Quando si fa l'innesto, non è che ha fatto l'innesto, poi pigli questa, la metti lì e te pensi, se hai culo, detto fra di noi, può darsi che ti piglia e funziona, ma è difficile, ci vuole che... Ora questi, quando sono fatti, te vai a casa, se non li metti dentro un vaso grande, con l'acqua sotto, li stai dietro, tutto quanto, non ti piglia. Cioè è inutile che... Cioè quando si fa l'innesto si fa il 20% di quello che devi fare, l'80% è dopo, specialmente il primo anno, capito? E funziona così, se lo volete fare, se no non lo fate, se no che me ne frega a me. Io vi dico come sta, se volete fare l'innesti, poi se non li volete fare per uzzà, affari voi, avete tempo da perdere. Comunque, allora, no, è vero, io vi dico come si fa, poi vabbè. 20%, noi stiamo facendo il 20%, l'80% ci avete da farlo, come faccio io tutte le mattine, vado lì, faccio il girino, li innesti, li guardo, c'è il bachino, se rimagnano, quello che, insomma, cioè, c'è tanti problemi, no? Comunque vabbè, via, facciamo doppio spacco inglese, vai, è difficile, questo non mi riesce nemmeno a me. ridi Merlo, ridi. Che ride lui, Ci viene da Roma a ridere qui in Toscana, ti rendi conto che ghiglia? Allora, se ascoltate, per fare il doppio spacco inglese quasi sempre è sempre bene che, perché l'innesto praticamente cosa lo fa? Lo fa la buccia esterna, la corteccia esterna, deve combaciare la corteccia esterna, se combacia la corteccia esterna piglia, se no scordatevelo, ecco. Qui vedi, in questo caso qui si fa il doppio spacco inglese, allora... Deve essere della stessa circonferenza. Pronti? Va bene? Questo si butta via. Vedi? Più o meno siamo lì, no? Giusto? Sì. Allora. Mamma mia, è difficile questo, Allora, si piglia. Guardate bene, ragazzi, perché non mi fate... Paganini. No, a parte Paganini. Aspetta, no, una cosa. Scusate, perché se no non mi voglio tagliare, perché sai... Poi i tagli durano. No, questo fatelo anche voi, perché... I guanti? No, i guanti no. Tanto è solo questo il dito a rischio. No, sei guanti. Guanti non ci voglio. Allora si fa un bel taglio. Guardate un po', se lo volete venire a vedere, guardate come vi pare. A me sono nemmeno se mi riesce, però sì, mi riesce. Allora, questo è il primo taglio su questo, poi si piglia quest'altro, si fa un altro taglio che con, come si dice, come si può dire, combace, via, più o meno, ma quasi più che meno. Allora. Questo si è fatto proprio più difficile per iniziare, va bene, no va bene però, tanto va a fare. Allora, vedete ragazzi? Allora, deve combaciare le cortecce esterne, giusto? Guarda,
Però non è finita qui, non è finita qui. Non è finita qui. Allora, noi ora si va. A fare un taglio così. È difficile questo, se non ci sta, capito, di andare così. Poi noi andiamo a fare un altro taglio qui, questo deve entrare dentro, quindi va fatto qui così. Questo è difficile, quegli altri sono più facili. Ecco, ho sbagliato, Madonna Svizzera. Bisogna essere delicati, ecco, delicati troppo. Cioè questo qui deve entrare in quell'altro, vedi, sembra facile. Ora poi ne facciamo un altro casomai, aspetta, non mi piace. Sembra facile, ma non è. Lo so, dillo a me. Allora, questa pianta è seca, vabbè, comunque. Ecco. Vai. Questa deve entrare in quest'altro qui, capito? Porca vacca. No, sì, ti sembra facile. No, non è facile. Si è fatto proprio il più difficile. Ecco. No, è andato, via. Bravo. Insomma. Ora va. Non gli stiamo. Devi scendere un po' qui. Sembra facile. Ecco. Allora, poi c'è la raffia. Allora, la rafia, lo sapete cos'è? Sapete cos'è la rafia? No. È un'erba che viene dalla valle del Nilo, che se la bagni, va bagnata prima di usarla, perché quando la bagni, poi quando si asciuga tira ancora di più l'innesto. È una cosa del... È un'alga. Se no, una come si chiama? No, palustre, del Nilo, viene di laggiù, mi sembra. Comunque è buona, Da dove viene? No, per lavorare. Non inquina, perché la gente lo fa con la plastica, capito? Invece io no, non uso la plastica. Questo è venuto, ecco, così, stacci, non rompere le scatole. E questo è il momento più delicato. Ecco, basta fare un giro poi. No, va bene, vedi. La cosa che deve funzionare più di tutti è che le cortecce si tocchino, Importante è quello. La raffia serve proprio a quello. Ah, c'era il mio amico, doveva venire oggi a fare il doppio spacco inglese, lui era specializzato. Non sono venuto. No, ridi. È vero, doveva venire. È andato a vedere la partita, quello stupido. È Pisano. Allora è Pisano. È bravo. Però questo. Questo è andato a vedere la partita. Del Pisa, sì. A Benevento, pensate. Ma glielo dico quando lo vedo. Comunque dovete stringere parecchio, perché mi raccomando. Quando stringere tanto. Ecco. Così. Che poi vi devono far male le mani quando ne fate tanti.
questo sta bene, via, quindi è bello solido. Allora qui mi raccomando, fate due nodi, due, perché due nodi non scorrono, lo sapevate, no? Due nodi non scorrono mai, quindi ne fate due, così siete a posto. Questo dovrebbe essere un doppio spacco inglese fatto abbastanza male, ma insomma, via, è venuto. No, è vero, poteva venire meglio, perché non tutti... Poi ogni innesto è fatto a modo suo, eh. Di solito non si lasciano mai più di tre occhi, qui ce n'avevo qui, ce l'ha qui, insomma, tre occhi sono sufficienti. Bah, questo ora sta bene. Allora, poi... non mica finito. Ma se uno ne lascia di più di occhi? No, è meglio, no, perché la pianta deve... c'ha da lavorare di più, tanto ne basta tre, perché l'occhio funziona così. Le piante fanno un occhio a frutto e un occhio a legno. Un occhio a frutto e un occhio a legno. Se te ne fai tre, uno a frutto ce lo becchi sempre. Perché almeno quando poi li poti devi riconoscere dopo, capito, che quella è l'occhio a legno e l'occhio a frutto. Quello, cioè, poi, quella è un'altra cosa. Però se gliene lasci tre, sei sicuro che su tre uno è a frutto. Se no, se ti viene tutto legno, ti viene un bell'albero grande, bello, tutto quanto. Senza frutto. Mai, mai, mai frutta. Mai frutta. No. Se ti rimane solo legno, no. Ma questo però fa uno per riccio, eh. Tu non hai capito, questa è una qualità rarissima. Ci fanno i marron glacé con questi. Ah, buono. Lo vedi che piano piano ci arrivi. I marron glacé, ragazzi. Marron glacé è marron glacé. Sono quelli grossi grossi, marron glacé. Sono questi, sono quelle che ne fanno una sola. Se no ne fanno 3, 4, 5, dipende, anche 6. E sono tutte piccole. Eh sì, abbastanza, in un riccio quante ce ne vuoi mettere. Allora, questo ora non è finito, eh. Questo, diciamo, ora poi si fa anche quell'altra cosa che c'è da fare. Allora, questo... Questo è il massice da potatura? Sì, quello che serve anche per curare le ferite, eh? Tu stai pitturando tutto? No, solo dove c'è le ferite. Ah, ok. Queste servono per non far inserire batteri dentro la pianta. Batteri, funghi e compagnia. Sì, formiche, tutti quanti, quelli che sono. Vabbè, questo qui ora si fa asciugare, poi dopo vediamo. Allora, questo lo mettiamo qui, poi ci fanno un'altra cosa, eh? E questo uno, poi. Allora, questo che è bellino ce lo possiamo fare a spacco. Ragazzi, a spacco. Questo è un altro innesto. Quello poi ne facciamo dell'altri, perché quello è difficile. Questo a spacco è difficile anche lui, però è più comprensibile. Allora, si va a... Prima era doppio spacco inglese. Doppio spacco inglese. Perfetto. Questo invece spacco totale. Spacco totale. Perfetto. Poi si può fare triangolo pure. Però sono un po' piccoline, il triangolo, si può provare, ma no, sennò diventa tutto complicato, no. Questo invece lo facciamo a... ecco. Vai. Questo invece lo facciamo a spacco. A spacco. Allora, ci vuole la roba giusta al momento giusto. Peccato ci abbiamo solo un tipo di castagno, però questi sono bellini, dai. Quindi le marce non devono essere messe in acqua, devono stare in sabbia secca. Sì. In sabbia. No, ci possono stare anche un mese. Ah sì? Sì, senza problemi. Perché la sabbia le mantiene vive. Se te le lasci nella sabbia, queste qui poi germogliano, cioè nel senso, sì. È bene che le valle un po' prima, perché è meglio. Allora, ora questo invece si chiama spacco totale, mi pare, sì, totale, vuol dire che praticamente, allora c'è un altro problema. Quando voi tagliate la pianta, ora questa qui si vede poco, ma insomma, però si vede, non è proprio esattamente tonda, no? Tendete sempre a fare l'innesto dalla parte più ovale, perché sembra, dicono gli stregoni di una volta, dicevano che dalla parte più ovale ci scorre più linfa. Questo non mi dovete chiedere perché. Professore, dov'è? C'è un professore fra di voi, no? Non so.
Non c'è professore, va bene, allora noi... Che vorrebbe dire della parte più ovale? Cioè, tu adesso guardi la sezione del lato e... Questa parte... Nel diametro più lungo. Nel diametro più lungo, per fare il professore. Bravo, venga con noi, venga. Ha ragione, è il diametro più lungo. Vedi quando si trova le parole giuste al momento giusto. Quindi, va bene, dai. Allora, a questo punto, questo è facile, questo lo può fare chiunque, anche lei lo fa, vero? Non l'ha mai fatto? Te l'ha fatti, eh? Te l'hai fatti, Birbone. Allora, questo si fa tipo un bel taglio, possibilmente tutto bello netto, una profondità di circa 5 centimetri, se vi riesce. Ora questi sono piccini, però vanno bene. Ecco qua, qui ce ne mettiamo due. Sì, 4, 5. Questo è facile, eh. Poi si prende sempre... Marza. Sì, brava. Tre occhi, sempre, come minimo tre, Allora, e si fa così. Questo è abbastanza facile. No, vabbè, questo ora perché questo è un po' più piccolo. Ora poi ne facciamo un altro, di un altro modo. Allora, questo va inserito qui, così. Anche qui il discorso... Eccolo qui, essere che le due cortecce si devono praticamente toccare e possibilmente... Ma da una parte sola? No, ora la metto anche di là. Ah, due. In questo caso ce ne vuole due. Però si può, la meglio sarebbe metterne una però dello stesso diametro. Poi se ne facciamo uno si trova con lo stesso diametro, vedi? Se noi, vedi, questo per esempio si può fare con, capito? Poi dopo quello lo facciamo, però qui in questo caso ce ne facciamo due. Ecco. Bisogna chiudere tutto lo più possibile lo spazio che c'è, capito? Allora, una cosa importante che la parte che non c'ha buccia non deve rimanere scoperta, Cioè questa è importante, Magari la fai un po' più corta, come in questo caso. Il bianco non si deve vedere, dove non c'ha buccia deve sparire, se no è un problema. Ecco, così. Eccoci. Guardate, se lo volete venire a vedere da vicino, fate come vi pare. Io... Anche qui siamo alle solite. Si lascia tre occhi, ecco così, possibilmente sta la parte di là, la fa anche dopo, ma insomma è uguale. Tre occhi incluso quello che è dentro? Sì, ma poi anche se sono quattro non è un problema, L'importante è farli tutti alla stessa altezza. Perché se prende questo di occhio, questo qui, che è qui incastrato dentro, vedi, questo qui, se prende questo, sì, dovrebbe prendere il primo, a prendere dovrebbe essere lui, però poi non c'è più nemmeno il problema di sciancarsi, perché se pigliano questi sopra, perché questo quando piglia poi diventa, in un anno fa anche 4 metri, insomma, fa tanto. Ora questo c'ha poca forza, si possono, e infatti è quello che poi va... La cura che gli va fatta dopo è quella la cosa più noiosa, cioè nel senso noiosa. È piacevole se uno gli garba, se non gli garba, vedrai. Cioè, però gli va fatta, se no le perdi. Tutto il lavoro si va. Cioè, praticamente deve. La corteccia si devono possibilmente devono combaciare. Vedi, questo è un po' leggermente. Però quando ci metto la raffia funziona.
L'importante è che combaci la corteccia. È fondamentale che combaci la corteccia. Se combaci la corteccia è finita. L'occhio però deve rimanere fuori dalla... Sì, 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 l'occhio è sempre fuori. La corteccia inclusa questa della marza. Guarda, devi vedere tutta marza, tutta corteccia. Sì, tutta corteccia. Devi vedere, allora, sì, bravo, la corteccia della marza, la corteccia devono fare un corpo unico. Allora sì, questa è un pochino spostata, ma ce ne frega niente. Ora tirandola poi ci va. E poi va tirato parecchio la raffia. Dovete tirare forte, eh? E poi dopo, quando hanno preso, alla fine dell'autunno, gli va tagliata la raffia, eh? Se no poi la pianta si strozza e si tronca. Anzi, c'è anche quello da badare. Io sapevo di aspettare un anno dall'innesto per togliere le... Sì, beh, ma comunque alla fine dell'autunno è già passato un anno. Sì, no, più o meno un anno, comunque l'inverno non cresce. Oh. Abituata alle piante piantate. Che stanno ferme, queste devono sono vive. E qui siamo alle solite. Sempre due doppio nodo, in modo che non ti storna indietro, vabbè, quello poi uno lo impara. L'importante è tirarlo bene. Ecco. Ora, se lo volete vedere da vicino, lo venite a vedere, se no, uguale. Sempre qui ci va messo tutto, va tappato tutte le parti tagliate, sopra l'occhio possibilmente no, ma questo sarà argilla o qualcosa, sì. Prima se lo facevano da sé i contadini, con l'argilla e lo sterco d'animale, che ne so, dice facevano così, io non l'ho mai fatto, tanto si trova, sì, con lo sterco, un po' di merda si faceva da... Oh. Se no là ci mettono la cera lacca, quella roba lì, si fa un po' da collante con l'argilla. Ora non lo so bene, però sa ora si trova questo. Dopo questo, dov'è il primo che si è fatto? Questo. E come hai scelto le marce? Varietà che ti piacciono, che dovresti... No, questo qui, ascolta, questo è un... Questo è un castagno, ho preso solo questo perché... Insomma, dovevo andare nel bosco, non avevo. Poi ce l'ho vicino a casa. Questo mi garba perché siccome è un castagno che non ho mai visto in giro, ci sono anche giù verso dove si sta noi, insomma dappertutto. Però questo che fa una castagna sola mi ha affascinato perché fa un po' di castagna, non so, sì. Cioè che non è da tutti, via. No, poi c'è ogni paese qui c'ha le... Ci avrà 20 tipi di castagne, ogni paese, Sassetta, la Sassa, tutto, ogni posto c'hanno ognuno ha le sue castagne, quelle a toccare, tutte sono meglio di quell'altro, no, beh, giustamente, quindi ce n'è di castagne, ma io ho portato questa, perché le doveva portare lui, dov'è? Lui, ma invece niente, non mi ha nemmeno cagato, come al solito, no, le porto io, Ma mai ho portato io, se non si faceva nemmeno questo. Perché zona vengono? Eh? Perché zona vengono? Ma qui vicino, il paese qui. Ma è un castagno? Sì. No, da Chiani dove sto io. Chiani? A Chiani? Non il Chianti, eh? No, Chiani. Chiani lo conosci? Chiani. Chiani. Sì, anche a Chiani c'è un po' di castagno. Questo è un castagno, ce l'ha messo chissà chi, in un posto assurdo. E bisogna trovare queste rarità per non farle perdere. Ma solo che ma nulla, questo è un pezzo di qualsiasi. Una plastica, non è una plastica, questo è un telo che ci fanno i laghetti, che ne so. E sì, questo va messo qui, così. No, questo. Ora qui è un casino. Da solo, vieni, oh, chi è? Vieni a dare una mano, guarda, te fa una cosa, te lega, vengo. Sono lei, dai, uguale, lega forte, vai, più giù, deve rimanere il cono, ci deve andare la sabbia, vai, ecco.
Sì, vai giù, vai a bloccare qua sotto. Vai. Vai, no, vai sotto, gira qui giù. Qui sotto, no, che mi devi bloccare, sennò mi scivola giù. Giù, giù, sotto, sotto il coso, sotto, sotto, così, così mi sta fermo, dai. Vai, così. Ancora, rigira più sotto laggiù, qui. Ecco, così mi sta fermo questo, capito? Ecco, vai. E ora vieni un pochino su, che allora... È un po' vicino questo qui, però si va, ormai si... Vai, così. Vai, legalo. Non mi vedo la marza, Dio buono, se no allora è finito tutto il lavoro. La tira troppo, si stronca. Vai, lascia. Ora questo qui serve? Un conetto. Un conetto, ci si mette la sabbia, possibilmente sabbia fine. Io ce n'ho un po', aspetta. Questa non è finissima, però. Ma in che caso sta questa cosa? Cioè, qual è la... Questo il discorso è che, ora questa non è proprio finissima, comunque ci vuole quella più fine possibile. Questa serve per mantenere l'umidità al legno, perché se il legno poi non piove, essendo termolabile il legno, visto? Invece con questa rimane, capito? Anzi, addirittura si gonfia e vanno e la corteccia va ad aderire bene su quell'altro. E quindi si mantiene. Tra le due qual è meglio la tecnica? Qual è quella che funziona? Di cosa? Di innesto? Sì, tra la raffia solamente e invece. No, io di solito ce la metto sempre, perché alzi le probabilità di attecchimento. Con la sabbia? Okay. Ma la sabbia è asciutta? No, ora la bagnavo. No, la sabbia va tenuta bagnata, quello il segreto è che se non piove. Ora guarda qui, io ti faccio della tecnica qui, però. Il langoccino d'acqua. Sì, questo si fa generalmente all'aperto, no? Anche qui si fa così, bisogna bagnarla lo stesso, perché va bagnata, perché essendo legno termolabile, come diceva lui, e rischia di, se c'è la stagione secca, il legno si ritira. Hai visto quando viene le crepe sui tavolini, che ne so, il legno, ho visto come fa. La metti nella zappa che ciotola, la metti nell'acqua, si gonfia, capito? Se te lo mantieni sempre umido, si gonfia e poi va, le due cortecce si vanno ad aderire bene insieme e l'innesto c'ha più probabilità di prendere, perché non è che piglia sempre, bimbi, non, cioè, non è che dipende tanto anche dal tempo. Cioè, comunque i segreti sono, ve l'ho detti. Più che altro è il tempo dell'innesto. I tempi sono importanti, perché se li fai fuori tempo l'innesto non piglia. Poi qui fate niente, qui ci va messa un po' d'acqua. Uno piglia un po' d'acqua, è semplice. Quasi tutti i giorni, quindi una rottura di. Sarà meglio, cioè, nel senso non tutti i giorni, ma. Quasi tutti, cioè è bene andarla a vedere, perché lo so, è una rottura di scatola, lo so. Per quanto tempo? Finché non te lo vedi, quando poi è cominciato a buttare. Comunque è sempre bene dare, se dipende dalla stagione, se la stagione è secca conviene dargliela parecchio l'acqua, perché tanto le piante lo sai che se sono secche non funzionano. Questa poi va tolta di qui, l'avevo già detto. Ha messo in un vaso grande, ma molto grande, così ce la lasci anche un anno, due anni, con un sottovaso di acqua. Perché se no, no, se no, se la pianta va in, come si dice, in idrostress, perdi l'innesto, perdi la pianta, perdi tutto. Se uno lo fa, poi se non la pigli, la butti via, è uguale. Cioè io ci vado tutti i giorni, il nesto che faccio io ci vado tutti i giorni. È una rottura di scatole, però se lo fa. Però mi piglia, no? Questo è uguale, ora vanno fatti pure quest'altro. Io. Ma bravo, Dio buono, se no qui da solo mi fai idea. Poi fai il nesto te, sei il primo a fare il nesto, dai, ha preso confidenza con la raffia, dai. No? Proviamo.
Proviamo, bravo, bravo. Questo è troppo. E se ha tenuto l'innesto, quanto tempo, cioè, quanto tempo passa prima di accorgersi? Che prende? No, quello se 15 giorni, se non piglia, non piglia più. Cioè, è il tempo che butta le gemme anche nel castagno normale. 15 giorni, 20 giorni. Sì, 15-20 giorni, ma lo vedi subito. Inizia da sotto, vai così, vai, così lo tieni fermo. Questo poi comunque che sta a fare qui, io lo levi dopo un anno. Dopo un anno, quando ha finito, che ha preso tutto, cosa fai? Levi tutto, lo pulisci, li levi tutto, gli ridai lo stucco, poi devi mettere il tutore. Ecco, il tutore è fondamentale, perché quando butta, se butta tanto poi, ora questi buttano poco perché sono piantine, insomma, diciamo, non dico che sono brutte, però non hanno la forza che può avere un castagno selvatico nel bosco, che hanno le radici all'inferno. Hanno forza e ti viene degli affari giganteschi. Però il tutore bisogna darglielo, perché se non ci mette il tutore si scianca. Ma il castagno non è una pianta che si viene assunta, ha bisogno di terreni particolari. Il castagno viene da 400 metri a 1300 metri. Non solo è anche il terreno che c'è sotto. No, quello. No, quello insomma, viene qui a Sassetta, che sono tutti sassi. Cioè, nel senso, quando poi lui si fa il suo habitat, dopo viene. Però pianti dove ci sono altri castagni, dove c'è dell'altra cosa? Li devi mettere sopra 400 metri. Cioè, ora questo qui è dentro una buca più basso di 400 metri, sarà sui 300 metri. Però sono casi rari, se vuoi fare una castagneta, deve essere lassù, ci sono. Qualche castagneta è lassù a quei monti là. Qui giù ci sono, vedi. I castagni vanno da... No, sì, anche fino a 1000, perché a Vinca sono a 1300 mi pare. 1000, sì, insomma, torna a 1000. Hai provato a innestare un castagno sopra un ipocastano? No, mai. Non so se sono uguali. Ci ho mai provato. No, perché si assomigliano, però. Ma non so se sono della stessa famiglia. Quello. Sono esperimenti, l'esperimento è il figlio del fallimento. Ma anche il figlio del successo, eh? Insomma, è più facile che fallire. Va bene? No, nel senso... Sì, vabbè, vai. Vai, vai l'innesto. L'ha fatto lui, è un esperimento. Quale? Questo l'ha fatto lui? Ah, vabbè, ma sotto la guida di uno che l'ha già fatto. L'esperimento è quando te fai una cosa che non hai mai fatto. Ora, te mi dici dell'ippocastano, io ti dico, bah, ci sta che pigli, ma ci sta di no. Sì. Non so se sono della stessa famiglia, sinceramente non lo so. Ecco. Vai, io. E diavolo, che sta a guardare, che mi fa tutto a me.